In compagnia del dottor Franco Giovanetti, parliamo di vaccini, parliamo di terze dosi. Voglio chiedere, ovviamente, per quel che riguarda il territorio ASL CN2, com'è la situazione? Allora, per quanto riguarda le terze dosi, in questo momento abbiamo un'adesione tra coloro che hanno iniziato per primi a effettuare la terza dose, cioè le persone di età dagli 80 anni in su, che si avvicina alla metà della popolazione di quella fascia di età. Siamo al 48, qualcosa per cento. E quindi è un risultato buono, naturalmente va consolidato perché si dovrebbe raggiungere idealmente quel 90 per 92% che aveva aderito alla vaccinazione completa. E, le altre categorie coinvolte nella prima dose hanno iniziato in un secondo momento, quindi ancora abbiamo percentuali abbastanza basse di adesione, ma è solo questione di tempo. Allora, da quando è iniziata la campagna vaccinale ad oggi, insomma, di tempo ne è passato, di vaccini ne avete fatti, dal suo punto di vista, insomma, le persone come si sono approcciate al discorso vaccini? Anche voi, ovviamente io parlo da un punto di vista medico, come vi siete approcciati invece alla persona? Perché poi è lì anche importante, al di là dei numeri, al di là delle varie dosi. Ma diciamo che la risposta è stata buona da parte della popolazione, diciamo simile a quella che si è verificata a livello nazionale. I livelli di adesione sono molto simili. Naturalmente c'è, come sempre in questi casi, una porzione di popolazione che è indecisa, che ha dei dubbi, oppure che rifiuta, a priori, insomma. Per cui diventa anche difficile, trattandosi di una campagna di vaccinazione così estesa, diventa anche difficile raggiungere con l'informazione ogni persona, perché non è che nei centri vaccinali si possa dedicare mezz'ora per ogni persona che si presenta, però lo sforzo è quello di informare nel miglior modo possibile. Assolutamente. E oggi, novembre 2021, a parte chi si rifiuta, ma parliamo degli indecisi, come si possono convincere? E questo è un problema relativo a tutte le campagne di vaccinazione, cioè lo abbiamo visto in passato con le vaccinazioni pediatriche, con l'antinfluenzale per gli adulti, lo stiamo vedendo adesso per quanto riguarda il vaccino Covid. Diciamo che è possibile, l'unica strada è quella di fare appello alla razionalità delle persone, perché non è che noi vendiamo un prodotto per cui ci vuole lo slogan ammiccante o qualcosa che colpisca dal punto di vista emotivo, anche perché che forse potrebbe funzionare lì per lì, ma alla lunga, secondo me, non è la strada corretta. Parliamo sempre di vaccino, però le voglio chiedere, vaccino antinfluenzale per questo, diciamo così, autunno-inverno 2021, che poi si va sul 2022, qual è il suo punto di vista? Cosa Beh, l'antinfluenzale può anche si consigliare, ecco? affianca al vaccino Covid perché sappiamo che ci sono sintomi che sono in comune con le due patologie, per cui più efficacemente riusciamo a prevenire l'influenza e più togliamo, diciamo, dalla. Cioè, ogni caso di influenza in meno è un caso in meno che viene indagato come sospetto Covid, vista la somiglianza della sintomatologia. E quindi anche la pressione sia sui medici di famiglia che sugli ospedali diventa ridotta rispetto a quello che sarebbe se non si vaccinasse nessuno contro l'influenza. Poi c'è anche qualche studio che sembrerebbe dimostrare che la stessa stimolazione immunitaria indotta dal vaccino dell'influenza possa in qualche modo proteggere in parte anche contro il Covid. Queste osservazioni poi
devono essere confermate, però sarebbe un motivo in più per vaccinarsi contro l'influenza. Allora, siamo già nell'autunno, che stagione autunnale e invernale ci dobbiamo aspettare, ovviamente per quel che riguarda il Covid, che sappiamo, insomma, quando inizia il freddo iniziano i problemi. E il problema è che durante l'autunno e inverno le persone stanno meno all'aperto, è anche meno agevole diciamo, arieggiare gli ambienti domestici e sappiamo che questo virus tende a diffondersi per via aerea, cioè si trasmette anche per un contatto ravvicinato da persona a persona, ma anche per via aerea, cioè negli ambienti rimane per un certo tempo quando c'è un soggetto positivo. E quindi chiaramente se abbiamo più persone concentrate in ambienti chiusi è più facile la diffusione. E poi anche il freddo non aiuta, diciamo, in questo senso perché inalare aria fredda in qualche modo rende meno efficaci i meccanismi di difesa a livello nasale e quindi lo stiamo vedendo, lo abbiamo visto in passato, lo vediamo anche adesso, i virus respiratori tendono a diffondersi più facilmente con i mesi invernali. Quindi non ci si aspetta proprio perché abbiamo una porzione di popolazione ormai importante vaccinata, non ci si aspetta di vedere il picco dell'anno scorso, però avremo comunque un aumento dei casi, infatti i primi segni sono già evidenti. Per chiudere da quelle che sono le sue sensazioni, 2022 può essere l'anno dove possiamo vedere effettivamente la luce in fondo al tunnel. Diciamo che potremo vedere un miglioramento della situazione, ma non ci dobbiamo aspettare una soluzione del problema a breve termine, perché il virus SARS-CoV-2 ci accompagnerà per molto tempo, per cui dovremo abituarci a gestire queste situazioni.